Ciao a tutti ragazzi e super bentornati sul mio canale. Io sono Cecilia di fashiondogitalia.com e corsodicucinapercani.it e in questo video vi parlerò della mia nuova vita in una casa piccolissima con la mia amica a quattro zampe, anche lei piccolissima fortunatamente. Ma prima di ciò voglio dirvi che non so in che zona abitiate dell'Italia, però se siete qui vicino vi posso dire che ad Alba l'associazione Amici di Zampa domani sera, giovedì, organizzerà un evento, ovvero giovedì gnocchi, per favorire gli amici a quattro zampe, quindi sta facendo una raccolta solidale per gli amici a quattro zampe organizzando questa cena dove il ricavato verrà devoluto appunto ai cani dell'associazione. Perciò se vi interessa andate a guardare il link sulla mia pagina Facebook di Fashion Dog Italia, se appunto vi trovate qui vicino in provincia di Cuneo. Detto ciò, ritorniamo al discorso del cane nella casa piccolissima, perché molte persone che amano i cani si pongono il problema del prendere un cane, di come sarà la loro vita in una casa veramente piccola con un cane. Io vi posso raccontare la mia esperienza. Infatti io ho preso Ellie quando abitavo a Milano in una casa di 45 metri quadrati, quindi praticamente una stanza e mezza, una cosa minuscola veramente, e ho scelto Ellie appositamente perché il barboncino è una razza di cane che non perde pelo, non sbava, non ha bisogno di andare sempre fuori a fare i bisogni, perché nel caso del barboncino toy e del barboncino nano è possibile farli fare sulla traversa, ovviamente è bene portare fuori sempre il cane tutti i giorni, però comunque se c'è una giornata gelida di freddo estremo potete, evitando appunto di far ammalare il cane, potete fargli fare i bisogni tranquillamente sulla traversa. Il barboncino è un cane educatissimo che ama stare con il padrone, quindi se fate un lavoro da casa, se siete casalinghe, è un'ottima compagnia. Il cane sta buonissimo accanto a voi, vi seguirà dappertutto ovviamente, però questo è normale. È un cane che non sporca, che apprende facilmente appunto a fare i bisogni sulla traversa, che non disturba, che non abbaia all'impazzata come molti altri cani, quindi la problematica di alcuni potrebbe essere vivo in una palazzina con altri appartamenti vicini, magari prende uno Yorkshire che abbaia spesso e disturba il vicinato. Il barboncino in questo caso non disturba in genere. Quindi un cane consigliatissimo per chi vive in un appartamento piccolissimo. Poi io da Milano mi sono trasferita a Catania, vivevo in una casa più grande, Ellie era tranquillissima, correva da un piano all'altro, anche a casa di mia mamma che ha una villetta riesce a fare avanti e indietro da un piano all'altro, sale sui divani, sale in camera da letto, e lì c'è anche un altro cane. Mia mamma ha una casa più grande e tiene uno Shiba Inu dentro casa, tranquillissimo, ovviamente due volte l'anno fa la muta, quindi cambia il pelo e pazienza, lì bisogna stare continuamente con lo Swiffer, con l'aspirapolvere. Ma se avete una casa veramente piccolissima vi consiglio di prendere il barboncino perché non perde pelo e quindi ottimale, anche il Lagotto e credo anche il Maltese non dovrebbe perdere pelo, ma su questo non sono sicurissima. Date un'occhiata e cercate, informatevi su internet per saperlo. Però vi posso dire che ho badato a un Maltese, vi metto il link qui della mia esperienza da dog sitter col Maltese Leo, e comunque è stato difficile gestirlo perché comunque era abituato ad uscire fuori, faceva pipì sui muri, sui divani, quindi il barboncino secondo me è il cane ottimale. Oppure anche il Chihuahua, gestibilissimo, di piccola taglia, quindi mirate sempre a cani di piccolissima taglia, come anche il Bulldog francese. Questi cani insomma che sono abituati a stare in appartamento tranquilli, non disturbano, non abbaiano e sono gestibilissimi all'interno di un appartamento. Per gestire il cane all'interno di una casa piccolissima vi consiglio di mettere in sicurezza la casa sicuramente. Vi metto il link qui di come ho messo in sicurezza casa mia, che sono un po' troppo precisa, però ci tengo perché è pericoloso, soprattutto quando prendete un cane cucciolo che non è abituato, lecca tutto, morde tutto, è pericoloso per magari i detersivi, queste cose qui, le spugne che usate per pulire, non lasciatele per terra tipo in bagno, fate attenzione insomma. E poi
vi consiglio di creare un angolo dedicato al vostro cane, in cui mettete le ciotoline dell'acqua e del cibo, mettete la sua traversina per fare i bisogni, e se volete utilizzate una scoietta da mettere sotto le ciotole, perché in genere questi cani amano trasportare il cibo cioè non mangiare sul pavimento ma mangiare su qualcosa, e quindi egli è abituato a trasportare magari il cibo dalla ciotola al tappetino che c'è davanti alla cucina. E quindi per rimediare, per trovare una soluzione a questo problema, ho messo una scoietta proprio sotto le sue ciotole, così lei è tranquilla, mangia lì sopra e basta, e non sporca tutta casa. Quindi create una zona per il cibo, una zona per la pipì in cui mettete i bisogni in generale, mettete la traversina, e poi se volete create anche uno spazietto in un armadio in cui raccogliete tutte le cose del vostro cagnolino, quindi quello che usate per lavarlo, pulirlo, i saponi, le spazzole e i giochini. Se non volete creare confusione in una casa piccola, vi consiglio di dare un giochino alla volta al vostro cane, quindi date magari la palla, poi finisce di giocare con la palla, prendete la palla e gli date l'osso, così da non creare confusione. Mettete la sua cuccetta in una zona in cui non disturba, con la sua copertina, e vedrete che riuscirete sicuramente a gestire la situazione. Infatti, da quando mi sono trasferita in questa casa, da 2 mesi, ho creato appunto questi spazi dedicati ad Ellie, e lei sta tranquilla nella sua cuccetta, mangia nel suo spazio senza disturbare e creare disordine all'interno della casa. Quindi la situazione è gestibilissima, se avete una casa piccola è possibile prendere con voi un cane. Vi metto il link in descrizione dei cani suggeriti, ovvero i cani di piccola taglia da appartamento. E se il video vi è piaciuto, vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al canale e di condividere il video sui vostri social, così che tutti possano guardarlo. E non dimenticate di seguirci sempre su Instagram e su Facebook alle pagine di Fashion Dog Italia. Grazie e al prossimo video da me ed Ellie, che dorme qui sotto. Ciao!